Il lavoro che abbiamo svolto nel sperimentare non solo la rete ma anche il deployment delle applicazioni 5G sta dando dei risultati superiori alle attese. Per noi è stato un passaggio molto importante per capire anche concretamente cosa significa, per fare il fine tuning della rete, ma anche per capire quale fosse l'impatto, no, verso i clienti, i processi industriali che andavamo a toccare, l'erogazione dei servizi. Tante sperimentazioni, varie in materia, con oltre 50 partner con cui abbiamo messo in piedi le sperimentazioni 5G nel pubblico e nel privato. San Marino, che è il primo stato, per quanto piccolo, coperto 5G, e quindi abbiamo visto anche l'impatto sulla core network. Torino, in cui abbiamo testato e provato con il comune, con Ericsson, la guida remota di un veicolo. Questi sono, diciamo, tappe miliari nella sperimentazione che ci permetteranno appunto di partire commercialmente in maniera anche più matura e accompagnare quindi le aziende in questo percorso di trasformazione digitale in maniera più robusta e decisa. Il 5G rappresenta una grande opportunità per le start-up e per le piccole e medie imprese. Noi nel nostro acceleratore Team VK, ad esempio, abbiamo aiutato piccole aziende, stiamo aiutando piccole aziende a crescere e a costruire applicazioni per il 5G. Ne cito soltanto due. Alleanzia, che ha sviluppato un'applicazione nell'ambito dell'Industry 4.0, e Park Smart, che ha sviluppato delle applicazioni di parking intelligente che abbiamo fra l'altro utilizzato nelle sperimentazioni a Bari e Matera. TIM ha un posizionamento leader, una quota di mercato nel mondo delle aziende importante. Abbiamo un portafoglio di servizi che va dalla connettività ai servizi IT, quindi molto ampio. Già siamo molto presenti nell'ICT, basta pensare al cloud. E per di più abbiamo una rete di partner. E questi tre asset ci consentiranno, conoscendo bene le esigenze dei clienti, avendo dei rapporti e avendo costruito un ecosistema di partner, di accelerare il deployment dei servizi per le aziende. I benefici sono quindi ampi, sia per il cittadino come consumatore finale, ma anche per le aziende, che quindi potranno essere ancora più competitive in questo contesto globale e quindi rafforzare il valore del Made in Italy in tutto il mondo.